Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my... Vicinissimi a Bologna, per un'ottima ricettività e per un'ottima ristorazione, non si può mancare di entrare all'interno dell'agriturismo Le Rondini con il signor Sergio. Che cos'è l'agriturismo Le Rondini e che cosa offre per chi voglia vivere questo territorio davvero a fondo? Siamo molto vicini a Bologna, però diciamo ho avuto la soddisfazione di sentire persone che hanno girato agriturismi in montagna o che so io, hanno detto il più tipico l'abbiamo trovato alle porte di Bologna, nel senso che i nostri menù forse un po' troppo ricchi perché li collaudo io, però danno la possibilità di assaggiare tantissime cose, dall'antipasto ai dolci, tutta roba che pensiamo noi sia fatta in maniera genuina, fatta in casa, come si facevano una volta, ecco. Noi abbiamo fatto la struttura in due tempi e quindi diciamo il primo lotto di camere l'abbiamo fatto con un arredamento in alte povera, in legno e roba del genere. Altre invece abbiamo fatto delle camere con delle tipologie diverse, la camera diciamo famiglia o come si tende a chiamare adesso, sono due camerine e un bagno dentro lo stesso ambiente per chi ha dei figli o per due colleghi di lavoro che non vogliono stare nella stessa camera ma vicini. E quelle le abbiamo arredate in una maniera un po' più colorata per ravvivare un po' la cosa. Quali sono le bontà che producete all'interno di questa struttura del vostro agriturismo? Partiamo, diciamo, dalle nostre carni, i nostri salumi, i nostri animali di bassa corte, i nostri ortaggi, le nostre verdure, fino ad arrivare ai nostri dolci e qualche liquore. Noi siamo produttori di verdura, siamo diventati viticoltori per poter fare i nostri vini e poi abbiamo il nostro prodotto principale che è la frutta, che la trasformiamo in succhi di frutta e marmellate. Il sito è www.agrillerondini.it. Il buon motivo per cui venire all'agriturismo Le Rondini, detto da lei. Venire a vedere se tutto quello che vi ho raccontato è vero.